Martin, benvenuto a casa. Io lo chiamo cucciolone. Oh, guadagnate bene scherzo. E dopo la chiacchierata con Martin che fra Giovanni capirete il perché. Volevo giocare a rugby a tutti i costi. Infatti penso che è la prima volta che avevo ragione io, non mia mamma. Insieme a lui conosceremo una ragazza che suona uno strumento stranissimo. Una tipa spaziale che fa cose un po' aliene. Ciao Bebe, come stai? Il mitico Alex Zanardi ci racconta la storia di Paolo. Andiamo a fare la sorpresa per cena. Un ragazzo a cui la SLA non ha tolto la voglia di vivere e aiutare gli altri. Prenderò un caffè con Costanza, una ragazza che sta per riassaporare il gusto della libertà. Hai paura di uscire? Sì, ho paura perché tutte le altre volte è andata male. Incontrerò poi Andrea, un ragazzo che ha avuto una storia molto simile alla mia. Siamo tutti la stessa squadra, ragazzi. Sì. È in mezzo cinque. È un'estate bellissima che ricomincerà, una moto che parte, una sonda su Marte. Perché è pieno di vita, è pieno di vita. La vita è una figata? Beh, certo. Sì, è una figata. Perché? Perché c'è la musica e perché c'è la pizza. A che ora va questo programma? Grazie, ciao. È pieno di vita. Naturalmente aspetto anche voi. Ricordate, la vita è una figata. Adesso sta per arrivare un ragazzo che avete sempre visto massacrare tutti quanti nei campi da rugby. Però in realtà nella vita è un cucciolone e non vedo l'ora di averlo qua. È nato in Argentina, ma Martin Castrogiovanni è stato per anni il pilone su cui si è appoggiata la nazionale italiana di rugby. Sembriamo gli opposti io e lui, ma abbiamo tante cose in comune. Martin, come me, ama i cani, adora i bambini, si dà da fare per gli altri e come me diciamo che la diplomazia non è il suo forte. Quello che pensa, lui lo dice. E chissà come se ne uscirà oggi. Allora Martin, benvenuto a casa. Ti piace? Oh, guadagnate bene a scherma. No, scherma. Eh? Oh, io ho sbagliato tutto, io ho sbagliato sport. Dovevo fare schermo al calciatore, invece niente. Ho fatto il rugby. E invece ti sei trovato a fare rugby con un cucciolo. Con un cucciolone. Come si chiama? Tito. È maschio, poverino. Ah, è Tito. Poverino, ma come poverino? Sai che le donne comandano il mondo. Sai che l'uomo che dice che comanda a casa è un bugiardo. È un bugiardo, giusto. Lo sai te. E nel rugby come fate che siete tutti maschi? Chi comanda? Quelli più vecchi, quindi te hai comandato un sacco. Nonissimo. Ecco perché non te ne andavi no, più. Ma adesso con i giovani da adesso ormai sono tutti molto meno educati. Meno educati? Sì, io quando cominciavo mi dicevano portami la borsa. Io, sì signora, basavo la testa. Adesso dice un ragazzo giovane portami la borsa, te manda anche a quel paese. Comunque, sto mondo non mi piace più. Mi piace più quando era prima che c'era più. Ma invece sto gnomo ha visto che ti ha mozzicato. No, questo non è quello che mi ha mozzicato. Ah, non è lui che ti ha mozzicato? Ma no, non ce l'avevo ancora. Questo è stato un bel po' di anni fa, quel famoso evento. Però me l'hanno fatto bene allora. Ma che ti hanno fatto? Mi hanno fatto 16, 17 punti. 17 punti per il morso di un cane? Così. Ma era un cane molto grosso. Mi ha beccato giusto con i due denti qua e mi ha aperto il naso. Si vedeva il naso bianco. No, c'è un video stupido. Solito. Cosa faccio un video serio secondo te? Questo ha fatto il giro perché poi c'era tutto il mondo che diceva che io, perché sai, non so perché la gente pensa che ero uscito alla notte e avevo fatto a botte e mi hanno tirato un bicchiere in faccia. Non so perché pensano che io. Che tu sia cattivo, ma no. No, che io esco di sera, non è vero, non sono mai uscito. Io sono sempre un atleta perfetto, sempre stato sulle regole, sempre rispettati gli orari, questi dicono questo, guarda qua. Vedi che c'è voglia. Vabbè, sono un bravo attore io, lo sai. Ma invece ti ricordi la prima volta che ci siamo visti? Eravamo all'Acqua Cetosa? E voi stavate facendo un ritiro con la nazionale? E sai che ci sono le salite, quelle ripidissime? Sì. Per entrare nelle foresterie. Io ero con la carrozzina e stavo provando a salire e non riuscivo. Tu sei passato e fai, senti, ti do una mano io. E mi hai tirato su, tipo mi hai lanciato. Però io non sapevo chi fossi tu. Cioè, mi ricordo di te
E poi ti ho visto in televisione tutto quanto, ho visto un po' di partite. E poi quella volta lì che avevo detto in televisione che volevo conoscerti. Sì, Domenica Sportiva. Esatto. E poi tu hai contattato il mio papà. Hai detto Totti e me. E ho detto, cazzo, io cosa c'entro con Totti? Però comunque, per me è stato un onore molto, molto grande. Infatti la prima cosa che ho fatto è ti ho chiamato perché ho detto, no, sono io che voglio conoscere te, non te a me. Capiamoci bene, comunque. Ma e te sei cresciuto in Argentina, no? No, io sono... Vabbè, la storia tu la sai meglio di me. Io giocavo a basket, mia mamma non voleva che io giocassi a rugby. Un giorno sono andato spinto all'arbitro da basket e a 18 anni ho cominciato a giocare a rugby e a 19 ero in Italia. Quindi tu hai menato un arbitro. L'ho spinto. Hai spinto. Ma però eri 8 volte gli altri, quindi non vale. Però c'era una giusta causa, dai. C'era una giusta causa perché io volevo giocare a rugby a tutti i costi. Infatti penso che la prima volta che avevo ragione io, non mia mamma, tutte le altre aveva sempre ragione mia mamma. È la prima volta che... Questa è l'unica volta che mia mamma ha sbagliato. No, che cosa giochi a quello sport? Ma torni spesso in Argentina? Prima non tanto, adesso spero di tornare più spesso. Infatti quest'anno è stato il primo anno dopo 15 anni che ho fatto Natale a casa con la mia famiglia. Davvero? Sì. Cioè, per 15 anni non hai fatto Natale a casa? Noi purtroppo a volte giocavamo il 25, il 26, o giochi il 23. Non fai mai il Natale o Capodanno, mai. Mia mamma non mi farebbe mai fare rugby allora, perché una regola che ha detto da sempre, fate tutto quello che volete, andate dove volete andare, però Natale il 25 e tutti a casa. Ma il giorno che troverai il fidanzato come fai? Come facciamo quando trovi il fidanzato? Si metterà tra... E però dice sempre, vieni anche lui. No, però dovrà... Scusate, parlo con la mamma. Però dovrà esso fare una volta con la famiglia di lei, una volta con la famiglia sua, no? È stata a principio. Beh, vediamo, perché l'amore è l'amore, fidati. Comunque, continuiamo. Comunque, dicevamo, no? E te vorresti avere dei bambini? Se non ne ho in giro, che forse ne ho in giro, ma non lo so. Se non ne ho in giro e non è... Sì, mi piacerebbe tanto. Vabbè, a me piacciono tanto i bambini e... Però, sai, tutto al momento giusto. Io, te che ho smesso di giocare, ho avuto un periodo nel quale ho dovuto staccare da tutto, andare via lontano da tutto, che ho fatto un mese in America in camper, mi sono innamorato del camper. E dopo ho fatto 3 mesi in giro col camper, che ho fatto con Lolita, con l'altro cane, e dopo è arrivato lui. Abbiamo fatto 12.000 chilometri, abbiamo girato l'Europa praticamente, abbiamo fatto la Spagna, il sud Italia, da solo, con ma i cani. Figata. Sogno proprio stare da solo, staccare da tutto. Sì, da tutto, andare ai posti dove forse, sai, la gente non mi conosceva per sai, perché sei lo sport io, perché ti conoscono così, sino avevo bisogno proprio di trovare la gente che mi volesse per quello che sono. E mi ha aiutato tantissimo, sono tornato qui e adesso sono tornato che non so che cazzo farò della mia vita, ma qualcosa troveremo. Ma invece questo tatuaggio qua enorme? È una canzone. Di chi? De un artista argentino. Te faccio un riassunto, perché è in spagnolo. Praticamente questa canzone dice delle frasi tipo che tu non devi mai guardare indietro, se qualcuno ti lascia non devi comunque piangere, abbatterti, devi continuare avanti, che il mondo, se vuoi, tu lo puoi cambiare. Ah. Praticamente la sintesi di quello è questa cosa qui, capito? Tanta roba. Vedi, sembro scemo, però non sono così tanto scemo. Ma io ti volevo fare una domanda, no? Visto che mi stai intervistando te, però ti intervisto anch'io un po'. Visto che questa casa tua mi hai dimostrato che guadagni molto bene, no? Un'aria condizionata non la potevi mettere? No, ci piace così, ci piace... Era per farti sentire in Argentina, per farti sentire... Vabbè, inverno in Argentina adesso. Ah, ok, allora no. In Argentina d'estate. Vendiamo la medaglia d'oro. Cazzo, ma no, ma cosa vuoi? Ma è d'oro, sai quanto pesa? L'ho appena presa in mano. Quanti soldi prendiamo con quello? Quanti chili sono? Vende. Quanti grammi sono? Beh, se faccio due calcoli subito, quanti saranno? 800 grammi, questo è un chilo d'oro. Sai quanto? Ci compriamo anche un'altra casa. Almeno ti prendi l'aria condizionata. Cosa c'è, Tito? Lo stavo schiacciando, poverino. Comunque, vai a fare un giro, Tito. Ma, cioè, noi ti vediamo sempre contento, felice, andiamo, famo. Ma cos'è che ti fa arrabbiare? Tante cose mi fanno arrabbiare. Soprattutto la falsità, uh-huh. Le persone false. Io sono un po' falsa. No, tu non sei falsa per sono niente. Sono tutta falsa, guarda. Sì, vabbè. Forse sei di plastica, ma non sei falsa. Capito?
La falsità nelle persone, che una persona non mi guarda in faccia, sai che io non mi fido tanto delle persone che guardano per terra, che non ti guardano gli occhi. Prima stai guardando gli occhi, adesso fai finta di niente. Non ce la fai, almeno ce la fai. Però guarda, ci vuole tanto per farmi arrivare. Però sicuramente sono sempre contento, perché penso che anche tu sei un esempio, che ho tanti quei bambini che io aiuto, tutto. L'esempio della vita siete voi, perché comunque i veri problemi li avete avuto voi, li avete superati, e per me siete voi l'esempio. Sicuramente ho avuto periodi brutti della mia vita, soprattutto quando ho smesso di giocare, ho avuto bisogno di allontanarmi, andare lontano da tutti, come ti ho detto prima, però mi sono accorto che è inutile farsi, nel senso, se va via una persona o si perde qualcuno, comunque la vita continua. E sono diventato anche il serio, cazzo, non mi piace più questa intervista. Basta intervista. Allora, troppo seria, andiamocene, basta, via, ciao. Andiamo a fare l'aperitivo, però prima ti presento una mia amica. Ok. La presentiamo a tutti quanti. Non dico il nome, però è una tipa fantastica che fa cose stranissime. Comportati bene, mi raccomando, Marti. No, io. Comportati bene, seriamente. Viola ha 28 anni ed è cresciuta a pane e musica classica. Il suo bisnonno era niente meno che Arturo Toscanini, uno dei più grandi direttori d'orchestra che siano mai esistiti. Non so se mi spiego, insomma. Quando era piccola, la nonna, invece che portarla allo zoo o al cinema, la portava alla Scala ad ascoltare lirica e balletti. Lei però ha deciso di mescolare le carte. Ha rotto con il passato, ha mollato pianoforti, violini, arpe, tutto, e ha iniziato a suonare un'altra musica. Quale? Sono proprio curiosa. Allora, Martin Tito, lei è Viola? Ciao. Ciao Martin, ciao Tito. È una tipa spaziale che fa cose un po' aliene. Come funziona? Cos'è? Questo theremin è il più antico strumento elettronico. È stato inventato ai primi del Novecento. Da chi? Da un russo che si chiamava Lev Termen. Volevo metterla in difficoltà, non c'è. Vabbè, dai. E praticamente è composto da questo corpo, che ha dentro tutti i circuiti, l'elettronica, e queste due antenne, che sono la parte che suoni praticamente. E che cosa si crea nel mezzo? Cioè, si creano due campi elettromagnetici che si controllano con le mani, quindi tu non lo tocchi, lo suoni muovendo le mani nell'aria. Nell'aria? Sì. Ma hai imparato da sola o qualcuno te l'ha insegnato? No, ho imparato da sola, no. Con grande gioia dei miei vicini di casa e di mia mamma. Non ti preoccupare, ma anche i miei vicini di casa non mi vogliono, ma per altre cose. E non suono niente, non ti preoccupare. È normale. E allora vai, facci suonare, però ferma lì perché crea un campo magnetico, giusto? Esatto, sì. E io l'ultima volta che ho fatto una roba magnetica, come si chiama lo scanner, quello quando ti fai male? La puntura. Ma cosa puntura? No, insomma, una cosa elettromagnetica e mi sono partite le mani. Ma tu veramente non sai come si chiama? Davvero te lo sto chiedendo, tu non sai come si chiama? No. Resonanza magnetica. Ma allora mi prendi in giro? Sì, che ti prendi in giro. Allora, l'ultima volta che ho fatto la risonanza magnetica, sono entrata, mi fanno le robe metalliche addosso e gli faccio, le mani, così mi fa, ma si rompono? E faccio, non lo so, dovete dirmelo voi. Sono entrata, tipo, presente che sei sdraiato, no? Pum, sono ha fatto così. Aspetta che ti prendo. Allora vai. Ciao, sì. Tito. Bisogna anche... Prendi te, prendi. Okay. Però vanno spostate. Non voglio rompere. No, non le rompi, però vanno spostate perché secondo me fanno di interferenze strane. Pensano? Pensano, sì, faccio palestra. Questo è buono per tirare un... Vai. Ci fai sentire? Sì, devo chiedervi di allontanarvi un pochino perché sennò... Ah, un concerto proprio? Bravo, sì. Bello, mi piace. Ma c'è la musica sotto, capito? Dall'alto verso il basso controlli il volume. Ti piace il casino a te? I vicini ti ammazzavano a te.
Non ti offendere, ma è molto brava lei. Vai, facci sentire. Facilino di Mameli. Lui mi appalla subito lui. Una sirena. Mamma mia! Bravo. Comunque non è facile, oggi che sia facile. Ci vai a recuperare le braccia? Yes, capo. Bravo. Vai, possiamo sederci adesso che questo attrezzo è pericolosissimo. Vai, mettiamoci rilassati, tranquilli. Qual è la destra e qual è la sinistra? Questo destro, braccialetto destro, orologio sinistro. Siediti lì, io mi siedo qui. Ok. Ottimo. Allora, sì, quello è il guinzaglio di Tito. Sì. Dov'è Tito? Tito! 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 Topino, figlio! Tanta 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 tanta! Eccolo qua, super Tito! Super Tito! Allora, raccontaci un po' com'è nata questa passione per questo theremin. L'ho visto e poi ho passato 6 mesi di frustrazione totale perché era difficilissimo. Le prime volte sembrava che, non so, sgozzassi un gatto. Tipo come me, Pepe. Tipo come me, Pepe. Non sono altro, però. No, no, siete stati bravissimi. Ma invece tu c'hai un antenato che era un mega musicista. Direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra. Sì. Arturo? Arturo Toscanini. Bravo, ci sono. Okay. E invece non hai fatto la direttrice, cioè di solito chi ha gli antenati, che ne so, nel mio caso, nel nostro caso, magari sportivi, robe così, siamo più presi a fare una cosa di quel genere lì. No, allora, il mio primo approccio alla musica è stato un po' quello, musica classica, sinfonica. Ho iniziato a studiare pianoforte, poi però crescendo, diventando un po' più grandicella e ribelle. ho iniziato a suonare magari le tastiere, strumenti un theremin. Po' più. Il theremin è arrivato un po' dopo. Sarebbe figo tipo in discoteca trovarsi anche il theremin dentro, tipo una specie di mega DJ set con... Sì. Vero? Sì, sì. Te che sei un fan della discoteca, ci starebbe? Ah, tu no. Ah, dico te. Buttiamo sempre a casa. Tu no. Sempre guardi. Ma hai qualche idea per il futuro? Magari hai il sogno. C'hai un sogno particolare? O? Beh, il mio sogno è fare la musicista. Io faccio musica elettronica, la musica elettronica è quella in cui mi identifico di più e in cui mi sento più libera di sperimentare, muovermi, giocare. Mi piace molto giocare coi suoni, anche andare in giro col registratore, registrare di nascosto le conversazioni della gente. Guarda che tanta gente vedrà questo programma e ti puoi beccare una denuncia. Non ho ancora detto niente di sconveniente. Perché me non hai chiesto qual è il mio sogno? Qual è il tuo sogno, Martino? Ormai no, me l'hai chiesto prima. No, basta, mi sono offeso. Va bene, ok, allora con Martino offeso vieni qua, Martin. Yes. Può venire anche Tito? Anche Tito deve venire. Tito. Allora, adesso dobbiamo farci un video selfie dove vi farò l'ultima domanda. Ciao! Vorrei metterlo in 2 fette di pane, cioccolato. Sì, una salsiccia. Esatto. Per mangiarselo, complimenti. No, sono vegetariana, per cui... Ah, ecco, anche. Allora, Martin, Tito, venite più vicini. Per voi, la vita è una figata? La vita è una gran figata. Sì? Sì. Perché? Perché c'è la musica e perché c'è la pizza, tanto per cominciare. Ottimo. Musica e pizza, te che dici, Martin? A che ora va sto programma? Di giorno. Va bene. Saluta i bambini a casa. Saluta i bambini a casa. Però i bambini quando cresceranno mi capiranno. Questa è una figata la vita, perché c'è l'aperitivo come piace a Bebe. Ci sono gli animali che sono molto meglio delle persone. E lo sport. E lo sport. Dillo però, cavoli. È la cosa migliore di tutte. Giusto. Vabbè, saluta. Tito. Ciao. Martin, basta. Saluta. Saluta, Tito.